Il nostro aiuto, la nostra speranza e la nostra consolazione sono in Dio che ci ha creati, che ci salva in Gesù Cristo e che rinnova tutta la nostra esistenza con lo Spirito Santo. Amen. Care sorelle, cari fratelli, oggi, nella Domenica della Trinità ci viene proposto un testo del Primo Testamento, un testo che insiste sul concetto di un unico Dio, Dio liberatore, Dio della vita, proprio per sottolineare che è sempre lo stesso unico Dio che si rivela e che si fa concreto nella nostra vita in modi diversi. Leggo dal libro dei Numeri, dal capitolo 6, versetti da 22 a 27. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aarone e ai suoi figli, e di loro: voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Questa è una benedizione per un popolo in cammino, un popolo nel difficile cammino della libertà. Il libro dei Numeri racconta proprio i 40 anni nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto. Anni pieni di contestazioni, di conflittualità, anche di infedeltà da parte del popolo, ma sempre accompagnati dalla benedizione, dalla presenza di Dio. Perciò il primo accento che voglio mettere è proprio quello: benedizione vuol dire protezione. Protezione e presenza di Dio durante il viaggio, anche simbolicamente. Noi non camminiamo per 40 anni nel deserto, ma tanti e tante hanno dovuto attraversare un periodo difficile, di prova, per alcuni di malattia, per altri addirittura di lutto. E in tutto ciò ci viene come al popolo in cammino nel deserto ci viene promessa la presenza di Dio stesso. A volte dobbiamo negoziare la sua presenza, a volte in preghiera dobbiamo insistere su questa presenza, come se dovessimo ricordare a Dio la sua promessa, il suo patto, cioè che ha promesso di benedirci e di proteggerci durante il viaggio della nostra vita. Il secondo punto è che la presenza di Dio nella formula aaronitica viene espressa anche con l'immagine del suo volto, il volto di Dio che si illumina, il volto di Dio che è rivolto verso di noi. Questo vuol dire che nella benedizione noi siamo visti, siamo notate, siamo riconosciuti. Anche se di solito alla fine dei nostri culti usiamo questa benedizione nella formula plurale, qui viene sottolineato che è una benedizione personale,
per te, per me. Dio rivolge questo suo volto benevole a te, a me, a ognuno, a ognuna di noi. Dio si prende cura. Dio vuole la pienezza della vita per noi. E questo non dobbiamo dimenticarlo neanche nei periodi deserti, difficili. Dio, anzi, così dice questa benedizione di Aronne, la pace vuole shalom, che non è soltanto pace, ma è giustizia, la vita buona, le relazioni, la famiglia, la casa. Dio rivolge verso di noi il suo volto e ci riconosce già ora, figli e figlie. Siamo i suoi. Il terzo aspetto in questo testo è proprio il significato di benedizione, benedire, dire bene. Perciò siamo anche noi invitati, invitate a una nostra risposta, cioè di vivere e condividere la benedizione che riceviamo. Leggiamo per esempio nella prima lettera di Pietro: non rendete male per male, ma al contrario benedite. Noi siamo chiamati e chiamate ad essere anche fonte di benedizione gli uni per le altre. Perché ricevere la benedizione vuol dire viverla pienamente, consapevolmente anche nelle nostre relazioni. Nessuno, nessuna può benedire se stesso o se stessa, ma siamo chiamati e invitati di farlo a vicenda, di guardarci, di riconoscerci, di proteggerci, avendo cura gli uni degli altri. E di diventare così non soltanto persone che ricevono la benedizione di Dio, che sanno di essere già ora i suoi figli e le sue figlie, ma di diventare anche benedizione per tutti coloro che incontrano. Amen. Questo nostro mondo travagliato ha bisogno di benedizione, della benedizione del Dio della vita, del Dio dello shalom, ma anche del nostro benedire, inteso come il nostro impegno per la pace, nel prenderci cura gli uni degli altri, nell'alzare la voce per i più fragili, per i disprezzati o discriminati. Perciò vi invito di ascoltare la bellissima benedizione da membri di diverse chiese della Francia. Benedizione attraverso diversi volti e diverse voci. Buona domenica.
te donne la paix. Le message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. 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 Sur toi, pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Que tes ombres et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi.